La città metropolitana di Napoli celebra la giornata contro il razzismo con l'arte, la musica, la cultura orientale e un convegno per diffondere un messaggio di inclusione e rispetto delle diversità. Queste iniziative sono importanti perché aumentano la consapevolezza da parte dei nostri ragazzi attraverso anche l'azione educativa di quanto siano importanti i valori del rispetto e dell'inclusione sociale. E farlo a Napoli è ancora più importante perché la nostra città è stata sempre una città aperta, inclusiva, dove tutte le etnie, tutte le religioni hanno trovato sempre una ospitalità, inclusione, dialogo, e quindi l'impegno delle istituzioni in questa direzione è estremamente importante, perciò la città metropolitana ha aderito a questa iniziativa internazionale proprio per testimoniare il ruolo, la funzione e la presenza della nostra città. Siamo qui per la mostra realizzata dai licei artistici della città metropolitana di Napoli. I ragazzi hanno proficuamente collaborato, peraltro in pochissimo tempo, alla realizzazione di opere magnifiche per rendere valore alla lotta contro le discriminazioni. In realtà dalle giovani generazioni deve partire il versus alla discriminazione, che è la normalità, l'accettazione del diverso, l'inclusione, che peraltro è un asse strategico della città metropolitana. Nel nostro documento unico di programmazione il sindaco ha voluto che mettessimo, oltre alle pari opportunità, anche la lotta alle discriminazioni. Che significato ha questa giornata oggi a livello nazionale? Beh, a livello nazionale c'è una grande importanza, nel senso che oggi l'Italia, nelle sue 14 città metropolitane, si ferma un attimo, ragiona sul fatto che la diversità è una grande ricchezza che noi abbiamo proprio nelle nostre città metropolitane, che sono fatte di diversità perché sono fatte dal capoluogo, che di solito è una città grande, enorme, quant'altro, più tutto ciò che gli sta attorno, come una grande chioccia con tanti pulcini, che però vivono della loro diversità e riescono in questa diversità a trovare una convivenza che arricchisce e che porta benessere a tutti. L'UNHCR è presente a Napoli, nell'area metropolitana, dal 2022 e sta promuovendo insieme alle istituzioni locali, quindi comune, area metropolitana, prefettura, enti del terzo settore, privato sociale, una serie di progetti volti all'inclusione delle persone rifugiate sul territorio dell'area. Abbiamo coinvolto i centri di accoglienza, i progetti di accoglienza del comune di Napoli e dei comuni dell'area metropolitana in alcuni processi molto interessanti. Il primo è un progetto che si chiama Donne, una patente per l'accoglienza, che ha visto la collaborazione di diverse istituzioni, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'area metropolitana, del Comune e delle associazioni, degli enti del terzo settore che accolgono e hanno progetti di accoglienza delle donne rifugiate. Il Comune di Napoli in questi ultimi 3 anni ha attivato moltissimi servizi, partendo innanzitutto da una visione politica, e cioè che l'accoglienza e l'integrazione è il passo fondamentale per dimostrare che Napoli è la città, come tutti sappiamo, di dare la possibilità a tutte le popolazioni di sentirsi a casa. Sono tantissime le azioni che abbiamo messo in campo, dallo spazio comune, che è un bene confiscato, messo a disposizione a UNHCR per dare la possibilità a livello interistituzionale, dove la persona immigrata trova le risposte: questura, prefettura, ASL, servizi sociali. Tanti corsi di formazione, da quello più semplice, la lingua italiana, all'informatica, ma anche la formazione rispetto a delle vere e proprie attività lavorative, come le persone che possono essere inserite nel mondo edile. 100 patenti a 100 donne immigrate, sono partiti corsi di formazione, e poi l'accoglienza per gli adulti. Abbiamo messo 100 posti letto in più nei nostri SAI e abbiamo accolto solo nel 2023 300 minori non accompagnati, una somma alta che equivale alla somma degli ultimi 3 anni precedenti. In due parole, che cos'è per te uguaglianza, che cos'è per te discriminazione?
Allora, uguaglianza significa, almeno per la mia persona, significa includere tutte le persone di tutte le religioni, di tutti i colori, di tutti gli orientamenti sessuali, senza escludere nessuno. Discriminazione invece è proprio il senso opposto, escludere le persone solo perché magari sono diverse in qualcos'altro, ed è un peccato perché in ogni diversità c'è la bellezza delle persone, quindi è questo. Vuoi fare un regalo alla città metropolitana accennando una piccola strofa delle tue canzoni? Certo, allora un piccolo pezzo posso fare, uno di in collaborazione con il DJ Handley. Su cuore aspetta notte fuori a porta, e sta solissa ma non se ne importa, pure sta capo non c'è la morta, dici dancella sta compagna vostra che il laggio voluto bene, ma tu ma voliva bene.